Contrariamente a quanto si legge su molti siti e forum in internet, camminare in costume da bagno o in bikini nel pieno centro urbano non costituisce né reato né esistono leggi statali che lo vietino. Sicché, se è vero che tutto ciò che non è espressamente vietato deve considerarsi lecito, se ne trae una regola tanto chiara quanto precisa: si può girare in città in costume da bagno. Certo, esiste la contravvenzione di atti contrari al pubblico decoro e alla decenza, comportamento che un tempo costituiva reato e che quindi faceva scattare un procedimento penale, ma questa norma da un lato è stata depenalizzata, costituendo ora un semplice illecito amministrativo, e dall'altro lato si è evoluta a quei tempi. Sicché laddove il bikini un tempo faceva scandalo anche sulla stessa spiaggia, ora non è più motivo di rossore. Trovare una bella donna che fa jogging con un top stretto e un pantaloncino brasiliano non fa scalpore, salvo attirare l'attenzione dei maschietti più sensibili. Ma allora perché molti giornali scrivono che non si può girare in città in costume da bagno? La ragione è semplice e ve la spiegherò in questo video. Siete pronti? 3, 2, 1... No, un attimo, ferma tutti. Prima iscrivetevi al canale, altrimenti poi, se non seguite i miei video, mi scrivete e mi fate sempre le stesse domande. E allora, dicevamo, 3, 2, 1... sigla! Un tempo esisteva il reato di atti contrari alla pubblica decenza e pudore. Vi rientravano tutti quei comportamenti posti in luogo pubblico o aperto al pubblico che possono considerarsi scostumati o che creavano scalpore e offesa nel sentimento popolare. Si pensi a chi fa la pipì per strada o gira con il sedere completamente nudo. Oggi tale comportamento è ancora vietato, ma anziché essere punito da norme penali, viene sanzionato con una pena di carattere amministrativo che va da 5.000 a 10.000 euro. Dunque nessun processo penale, ma una sanzione di carattere pecuniario che non lascia strascichi sulla fedina penale. Sicuramente la sanzione economica ha una funzione molto più deterrente di quella penale, come ha insegnato l'esperienza del codice penale, anche perché arriva subito, non necessita di un processo e non è soggetta a prescrizione. Il fatto di camminare nudi per strada viene tutt'oggi fatto rientrare nell'illecito amministrativo degli atti contrari alla pubblica decenza e pudore, e ciò vale anche quando ciò avviene solo a fini propagandistici o magari di manifestazioni di carattere sociale. L'indossare un costume da bagno, per quanto possa essere succinto, non rientra negli atti contrari alla pubblica decenza. I costumi sociali si sono evoluti e non accordano più a tale tipo di abbigliamento un significato provocatorio o scandalistico. Si pensi allo stesso topless, che almeno sulle spiagge è largamente consentito. Dunque, un uomo che viene beccato a fare una passeggiata sul lungomare in boxer o una donna in bikini non potrà mai essere fermata dalla polizia o dai carabinieri per essere condotta in questura o in caserma. La condotta, come detto, è pienamente lecita. Ciò nonostante possono esistere delle eccezioni e anzi, a quanto ci risulta, sono piuttosto frequenti. Alcuni comuni, infatti, nell'ambito di politiche di valorizzazione di determinate zone urbane o di carattere turistico, possono vietare di camminare in costume fuori dalle spiagge, imponendo abbigliamenti meno succinti. Ma attenzione, gli enti locali non hanno alcun potere di creare nuove figure di reati, la cui competenza è riservata dalla nostra Costituzione solo alla legge. Dunque, i provvedimenti adottati dagli enti locali hanno solo carattere amministrativo ed equivalgono, in termini di gravità, alle comuni multe stradali. Esse quindi hanno carattere pecuniario e non implicano alcuna conseguenza sulla fedina penale. In tal caso non potranno essere né i carabinieri né la polizia di Stato a infliggere le sanzioni, né tantomeno la Guardia di Finanza, ma solo gli agenti della polizia locale, quelli cioè che un tempo si chiamavano vigili urbani in quanto garanti del territorio. Dunque, per sapere se si può camminare in costume da bagno in città, bisognerebbe innanzitutto informarsi presso l'ufficio del proprio comune per verificare se sono state emesse ordinanze di questo tipo. Non è necessariamente detto che siano state adottate, nel qual caso vale quanto abbiamo detto nel video e quindi nessuno potrà multarvi per aver fatto una passeggiata in costume. Poi bisogna verificare quali sono i limiti geografici in cui operano tali ordinanze, ad esempio solo nelle zone del centro storico, solo in prossimità di chiese e monumenti e così via. Poi bisogna verificare quali sono i limiti temporali di
operatività di tali ordinanze, ad esempio solo nelle ore pomeridiane e notturne, e infine quali sono le sanzioni previste per chi viola l'ordinanza. Di solito sono sanzioni di alcune centinaia di euro. E se vi ferma ugualmente un poliziotto per farvi la multa? Come tutte le sanzioni amministrative, anche l'eventuale contestazione dell'atto contrario alla pubblica decenza o contro l'ordinanza comunale può essere oggetto di ricorso. Il ricorso si presenta entro 60 giorni al prefetto. Se il prefetto dovesse rigettare l'impugnazione dell'interessato, contro l'ordinanza di diniego è ammesso un ricorso al giudice di pace entro 30 giorni successivi. Questa è la legge. Caro Angelo, è proprio vero. Questa è la legge. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, cosa si può fare e cosa non si può fare in un linguaggio semplice e accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale.